Allora, siamo qui su sportsmall.it TV con Marco Contardi, presidente di Sportland, insieme a Giovanni Stroppa, grande campione, ricordiamo, ex Milan, e questa nuova iniziativa chiamata Sportland Academy. Marco, di cosa si tratta? Allora, Sportland Football Academy è un progetto che è partito nel 2014, quindi questa stagione sportiva, e vuole coniugare non solo il calcio amatoriale, per cui Sportland è presente sul territorio milanese ma anche nazionale ormai da quasi 20 anni, ma anche un calcio giovanile con l'etica sportiva, quindi valori dello sport, valori del fair play, valori del stare insieme, del sociale, per cui un progetto molto importante e molto diverso dal normale calcio giovanile. Siamo qua con Giovanni Stroppa, grande campione, ricordiamo ex Milan soprattutto, ricordo per questo, in questa nuova veste di tutor dello Sport Academy. Come sono queste nuove generazioni che si stanno avvicinando al mondo del pallone? Ma guarda, da parte mia io ringrazio la Sportland di avermi dato la possibilità di dare il nome, di rappresentarla in questo senso. Non è un impegno diciamo importante, siamo all'anno zero, almeno per quanto mi riguarda. I ragazzini sono ragazzini che in questo momento non fanno parte di settori giovanili, quindi non sono cartellinati in questo senso. Gli diamo la possibilità di crescere in un ambiente assolutamente tranquillo e sereno, e i nostri tecnici lavorano molto bene in questo senso, e quindi diciamo che la situazione principale per noi è quella di farli crescere divertendosi. Rispetto a quando eravate ragazzini voi, parlo anche di Marco, come è cambiato il calcio dei ragazzi da quando avete iniziato voi ad oggi? Diciamo che l'evoluzione c'è stata non solo per quanto riguarda le strutture, che come vedete qua siamo ospiti del centro sportivo Scarioni, è uno dei pochi impianti di calcio a 7 con una tensostruttura bellissimo, per cui capisci benissimo, Max, che il calcio è cambiato proprio da un punto di vista strutturale. Non voglio dire che sia era meglio prima o è meglio adesso, certo è che ormai la comodità ha raggiunto anche i nostri piccoli atleti. Per Giovanni invece proprio tecnicamente invece? Ma io credo che la nostra scuola calcio serva a sostituire quella che magari qualche anno fa per noi era la strada, quindi dare la possibilità a questi ragazzini di potersi allenare, ripeto, io insisto sul tasto del divertimento, quindi gli si dà la possibilità, oltretutto in una struttura del genere, di poter passare un paio d'ore o più alla settimana a stare insieme, a socializzare, chiaramente si chiama scuola calcio, quindi ad avere nei piedi l'attrezzo, quindi il pallone, e giocare, crescere, migliorarsi divertendosi, ripeto. Quali gli obiettivi di Sportland Academy che si è prefissa per questa prima annata? Prima annata, come dicevo prima, gli obiettivi sono dal punto di vista sportivo fare conoscere questa disciplina del calcio a questi nuovi ragazzi, e quindi abbiamo bimbi che sono dal 2009 fino al 2002, per cui i piccolini ovviamente conoscere e migliorare per gli altri. Il fatto di avere Giovanni come nostro testimone, non solo perché è un po' il tutor dei nostri allenatori, dà la garanzia del lavoro che viene svolto dai nostri allenatori. Allenatori che sono tutti qualificati con patentino UEFA B o anche ex professionisti come Roberto Savi, che ha giocato in grandi squadre di Serie A. E l'obiettivo è comunque di fare conoscere un calcio diverso, far conoscere un calcio, il divertimento del calcio, il bello del calcio, lo stare insieme, il partecipare a questa disciplina senza l'angoscia del risultato, senza il prevaricare l'uno sull'altro, ma un gruppo unito che vuole fare calcio divertendosi. Come diceva Giovanni, l'aspetto ludico per noi è il più importante. La conclusione con Giovanni Stroppa: quali i tuoi obiettivi personali nei confronti delle nuove generazioni che si avvicinano al calcio? Ma sono quelle di trasmettere quella che è la passione per questo sport, credo che sia fondamentale. Ormai i ragazzini, i bambini in questo momento hanno computer e giochini vari, quindi si allontanano un po' da quello che può essere. Io parlavo della strada, però sicuramente bisogna tenere anche in considerazione gli oratori.
però in sostituzione di questo fortunatamente abbiamo queste, che ben vengano queste iniziative, quindi queste scuole calcio che possono riavvicinare questi ragazzi a crescere in beata compagnia. Ringraziamo Marco Contardi di Sport, dei Giovani Stroppa, del Sport. Grazie a Sport Small e grazie Giovani Stroppa. Grazie a voi.